Questo è un olio su carta applicata su tavola, è un'opera del 2002. Le dimensioni sono 121 l'altezza e 172 la base. In quest'opera compare il colore rosso. Non so se avete modo di vederli, ma ci sono anche le mani del pittore che lasciano come dei solchi nell'olio. Ci sono gli schizzi di colore nero, rosso. Che cos'è? È il sangue. È il sangue che agisce nelle azioni, è quello che viene schizzato dalla realtà e tocca la tela. Altre volte invece tocca il camice del pittore, lo imbratta e lo trasforma. Quest'opera del 2003 è un olio su carta applicata su tela, anche questo, le dimensioni sono 111x155. Cos'ha di particolare quest'opera? Lo potete notare, guardare. Ci sono le impronte del piede del pittore. In queste opere Nietzsche ricorda sicuramente Pollock. Pollock che cosa faceva sui suoi quadri? Schizzava dall'alto verso il basso, metteva le tele per terra, ci camminava sopra, ci metteva le sigarette. In questo quadro Nietzsche ricorda un po' tutto questo e ricorda forse anche Picasso e Braque quando mettevano i ritagli di giornale nei quadri. Che cos'è? È la realtà che entra nel quadro e cambia l'arte, la realtà che vibra insieme all'arte. Quest'olio su carta applicata su tavola, le dimensioni sono 114x122, è un'opera del 2003. Anche in quest'opera compare il colore, il rosso, gli schizzi, la vita e la poetica di Nietzsche. Olio su carta applicata su tavola, 102 per 122. Sempre vi ricordo, altezza per base. È un'opera del 2003. Vi racconto una cosa. Hermann Nietzsche, quando dipinge le tele, mette sotto le tele queste carte, mette la carta. Infatti, come potete notare in questo quadro, ci sono anche delle sgocciolature. Queste sgocciolature è il colore che cade dalle tele. Lui da lontano lancia il colore, lo tocca, lo vibra. Per terra ci sono queste carte e quindi c'è quasi un colore di risulta. Poi prende le carte e continua ad agire, fino a quando non è soddisfatto. Olio su carta applicata su tavola del 2004. In questa carta le dimensioni sono 95x111, vi ricordo sempre altezza per base. In quest'opera vedete chiaramente i piedi dell'artista. Perché ci sono i piedi di Hermann Nisch? Perché? Perché lui queste carte le mette sotto gli olii. Cioè, frontalmente c'è l'olio, poi sotto c'è la carta, agisce, schizza, dipinge, c'è la colatura del colore, lui ci cammina sopra, come in questo caso si vedono i piedi, le impronte, le orme, poi prende le carte e continua a lavorare. È vero, Hermann Nietzsche non è un pittore piacevole, non è di facile comprensione, bisogna entrare nella sua testa, nella sua vera filosofia di vita, perché lui elabora una nuova mistica dell'essere. Bisogna conoscerlo e poi lo si apprezza. Voi nella presentazione di questa mostra avrete notato che io sto scorrendo un catalogo. Il catalogo è quello della nostra che abbiamo fatto in occasione della mostra, è stato fatto dalla nostra galleria. E in questo catalogo, oltre a un apparato critico, ci sono tutte le immagini della mostra. Lo potrete richiedere o ai numeri di sovraimpressione oppure lo potrete scaricare online sul nostro sito www.sant'agostinoaste.it. La veste grafica è bellissima, alcune immagini sono addirittura doppie, come in questo caso. Allora, adesso vi vorrei raccontare qualcosa di quest'opera. Quest'opera è stata fatta nel 2005, è un'opera grande, maestosa. Le dimensioni sono 200x300, cioè 2 metri per 3. È un olio e tecnica mista su tela, scusatemi. In quest'opera compare il camice del pittore,
Il camice è una vera e propria veste che viene utilizzata durante il Teatro delle Orge dei Misteri. È di lino bianco, è stato fatto, studiato appositamente da Hermann Nitsch. In questo caso è stata sporcata dal colore durante le azioni, poi viene ripresa, messa sulla tela e rielaborata. Rielaborata con forza attraverso il colore, gli schizzi di sangue. In questo caso lui ha visto un fondo scuro per farlo risaltare meglio. Quest'opera del 2005 è un olio e tecnica mista su tela. Le dimensioni sono 200x300, cioè 2 metri di altezza e 3 di base. È un'opera, come vi ho detto, del 2005. Anche in quest'opera compare il camice. Vorrei leggere due cose che scrive Nietzsche a proposito del camice. Camice da pittura, camice dei miti, camice del rituale, camice della discesa. È condensato tutto Nietzsche in queste parole. Camice della pittura perché la pittura è in nuce già presente nel Teatro delle Orge dei Misteri. Camice dei miti perché i miti sono il linguaggio comune di tutti noi esseri umani, sono gli archetipi. Camice del rituale. Il rituale perché Nietzsche elabora un nuovo rituale, una nuova messa in scena che si rifà sicuramente alla simbologia cattolica cristiana, ma è un nuovo rituale. Camice della discesa, perché? Perché noi entrando in contatto con le nostre profondità più bestiali, riusciamo ad emergere, a cambiare e a trasformarci. Il cambiamento può avvenire soltanto attraverso il dolore, dolore visto come passione. E in questo quadro c'è tutto. Quest'opera del 2005, 104x120, olio su carta applicata su tela. Abbiamo già detto perché, cosa avviene nelle carte. Le carte vengono poste sotto gli olli, ci sono le scolature, il colore va, sgocciola di fatto sulla carta, poi la carta viene alzata dal pavimento, con questo atteggiamento che viene portato dal basso verso l'alto. Si agisce sulla carta. Si agisce sulla carta, in questo caso si vede chiaramente, nei particolari lo noterete chiaramente, che si vedono esattamente le mani di Nietzsche che toccano il colore, la realtà che tocca il colore e lo modifica. Gli schizzi e le scolature invece provengono dall'alto. Quest'opera del 2005, le cui dimensioni vi ripeto sono 104x120, non è sicuramente piacevole, ma non c'è nulla di piacevole nella pittura di Nietzsche, c'è solo intensità. Noi vibriamo guardando queste opere. Olio su carta applicata su tavola, 82x111, è un'opera del 2005. Rosso, nero, i colori di Nietzsche, gli schizzi. Vi ricordo che Nietzsche, quando dipinge, aspira ad un'opera d'arte totale. Di wagneriana memoria. Lui ha scritto molto, lui scrive, scrive anche le musiche, perché all'interno di questo Teatro delle Orge dei Misteri avviene proprio la totale messa in scena. C'è lui il maestro, si sente la musica è scritta da lui, ci sono gli spettatori e ci sono gli assistenti. Avviene una vera metamorfosi, avviene la transustazione. In questo quadro appartiene sicuramente ad una di queste azioni, è stato posto sotto gli olli. È intenso e importante. Ora passiamo ad una serie di carte. Ne abbiamo.